Eh sì, Cesare Cremonini si è già perso nel weekend. Il buon augurio di Radio Renove è che possiate perdervici anche voi, anche perché oggi il nostro Ro Marchese sarà qui a rallegrarci, sicuramente a raccontarci un po' la sua esperienza di Aria Sanremo, ma soprattutto il nostro Domenico Onori è qui a ricordarci l'evento più importante della Riviera Marchigiana, della Riviera nostra fondamentalmente, chiamiamola nostra perché la sentiamo nostra, il San Benedetto, insomma, è patrimonio dell'umanità. Si dice così. Buonasera e benvenuto Domenico Onori. A te la parola. Ciao Valentina. Ciao. Allora, noi siamo qui a ricordare, esatto, siamo qui a ricordare proprio che questo sabato ci sarà un appuntamento con Jonas Berami. Sì, domani sera, dalle ore 17 in poi, sarà il nostro ospite nel nostro negozio Cash Cash, a San Benedetto del Toronto Centro, zona isola pedonale. Sarà una fantastica serata per tutti perché comunque Jonas si concede per fare le fotografie, rilasciare interviste, partecipare ad un gioco che ci siamo inventati. Il gioco si chiama Miss Cash Cash. Potete partecipare tutte, ovviamente ragazze, perché il negozio è un negozio di abbigliamento femminile. Per Tanto partecipare. Valentina Gumi, le facce da radio sono comunque esponenti Sì, ma fondamentali del femminismo. Valentina la vogliamo vedere sfilare perché sarà una possibile. C'è da voler ridere dunque, No. però va bene così, ma sì, assolutamente, anche perché questo è un gioco proprio interessante, un gioco di cui comunque stiamo parlando un po' da qualche giorno ed è un gioco che consiste in cosa? Noi dobbiamo recarci entro domani mattina, perché è stata leggermente prorogata, è stato prorogato il termine appunto Sì, degli certo. acquisti. Entro domani mattina noi ci rechiamo al negozio in via Calatafimi 4, Cash Cash, Perfetto. acquistiamo un capo Cash Cash. E con quel capo cash cash Possiamo stileremo nel partecipare? pomeriggio. Sì, all'interno del negozio e poi Jonas farà le sue valutazioni e proclamerà due vincitrici che avranno la possibilità di vincere due buoni da 250 euro l'uno. Per cui, signore, io parlo a voi, ok? Che siete amanti di Jonas Berami, lo sappiamo tutti, anche se cercherete di negare nel corso della trasmissione. Chi è Jonas Berami? Per chi ancora non avesse capito, perché c'è magari chi purtroppo viene colta impreparata in questo senso. Allora, Jonas Berami è il nostro Juan Castañeda della telenovela Il Segreto. E già qui si accende la prima lampadina della prima signora. La seconda lampadina della seconda signora si accende quando vi ricordiamo che Jonas Berami è anche stato un tronista di uomini e donne. E la terza lampadina, ok, si accende sapendo che Jonas Berami sarà uno dei prossimi concorrenti dell'Isola dei Famosi. Perfetto, Per quindi cui questa chicca la sapevamo già da un po', però non potevamo dirla non la perché. potevamo dire, adesso purtroppo io non sono brava a mantenere i segreti e questo è risaputo. Per cui scusatemi, non Si me ne stava parlando di vogliate. segreto, quindi è normale. Esatto, è proprio così. Tanto per causa combo magica il programma non può andare avanti. Allora, quindi noi entro domani mattina ci rechiamo al negozio in via Calatafimi 4, Cash Cash, acquistiamo il capo più bello, il capo più alla moda, il capo più di qualità ad un prezzo comunque più che conveniente, perché il rapporto qualità-prezzo di Cash Cash è Ma imbattibile, letteralmente imbattibile. vogliamo ricordare anche Cash Cash. Cash Cash non è un negozietto, Cash Cash fa parte di un grande gruppo francese, il gruppo si chiama Beaumanoir, che ha altri marchi oltre Cash Cash, volevo ricordare Patrick Bréal, Bonobo, Scottage, per poi passare a Morgan de Toi, che sono dei grandi marchi francesi appartenenti tutti ad un unico gruppo, gruppo Beaumanoir, e Cash Cash fa parte di questo gruppo e siamo circa 3.000 negozi nel mondo. E Quindi noi abbiamo anche la fortuna di averne uno qui in zona, appunto a San Benedetto del Tronto, in via Calatafimi 4, in cui ci dobbiamo letteralmente precipitare, perché questo gioco comunque comincerà domani pomeriggio, dalle 17, giusto? certo. In cui potremo cominciare a sfilare, a farci la foto con il nostro Jonas Berami, potremo fare di tutto e di più, e in più avremo la possibilità di essere elette, perché saremo in due, io parlo come se vincessi anch'io, però in realtà fondamentalmente due ragazze verranno elette in Miss Cash Cash ed avranno in premio un buon acquisto da Esatto, 50 250 euro. euro. Signore, io credo che comunque effettivamente c'è la categoria delle signore che in questo momento si sta mettendo a dieta perché arriva l'estate, perché ha bisogno del nuovo guardaroba. C'è la categoria della signora che comunque è sempre alla moda, per cui verrà, insomma, quei 250 euro di buono torneranno più che utili. In più riusciremo a farci una foto con Jonas Berami, che da femminuccia io direi che ci può comodamente Non guasta, non stare. guasta.
Cioè, meglio di così cos'è che possiamo fare? Cioè, trascorrere un bellissimo pomeriggio in compagnia di Jonas. Di Radio R9, anche quello è il bello. Eventualmente, se qualsiasi tipo di persona avesse dei dubbi, sì, possiamo telefonare in negozio. Ottimo. E comunque gli spieghiamo tutto. Telefonare in negozio al numero? Non me lo ricordo. Ok, ottimo, quindi ci procureremo il numero. No, di comunque di siamo Cash su Facebook e la pagina è Cash Cash San Benedetto del Tronto, e quindi lì ci sono tutti i riferimenti e anche il telefono e quant'altro occorre per poterci contattare. Signore, più semplice di così non è umanamente possibile. Concordi anche tu, Roberto? Assolutamente. Assolutamente. A me piace avere anche questo sostegno. Quindi, proviamo a ripeterlo l'ultima volta, perché c'è sempre chi si sintonizza a metà. La donna che ha sentito, perché mi ci metto anch'io in questo pubblico femminile, che ha sentito Jonas Berami, non ha capito più nulla, gli si è annebbiata la vista, l'udito, un po' di tutto, e non ha capito come poter scattare questa foto. Allora, signore all'ascolto, entro domani mattina, cominciamo da questo. Perfetto. Al negozio Cash Cash di San Benedetto del Tronto in via Calatafimi 4. Quindi proprio lì alla zona pedonale. C'era pedonale. Esatto, per cui più comodo di così, non c'è bisogno nemmeno di trovare tutto questo parcheggio, tanto si va solo a piedi, per cui volendo è così. Acquistiamo il capo Cash Cash che ci piace di più e con quello stesso capo al pomeriggio sfileremo in negozio. Ci scatteremo una foto con Jonas Berami. Chi è Jonas Berami? È un ex tronista di Uomini e Donne. È Juan Castagneda della telenovela Il Segreto ed è un prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi. Che bello poterlo dire così con facilità quando fino adesso me lo sono dovuto tenere. E invece no, parteciperà anche all'Isola dei Famosi. Per cui ci scatteremo questa foto con Juan Castagneda, perché ormai si conosce per questo motivo, con Jonas Berami dunque. E lo stesso Jonas Berami, o Jonas che non ce ne voglia, mi dispiace ma purtroppo ancora devo capire come si pronuncia il suo nome, parteciperà appunto all'elezione di questa misca, di queste, perché sono di due, Miss Cash Cash. Le Miss Cash Cash vinceranno, cosa ancora più importante, 250 euro di buono, ok? Per cui signore, dovreste avere già i lucciconi agli occhi per il guardaroba che si sta per rinnovare. È giù, cioè io funziono così. Ora, se tanto mi dà tanto, anche tutte le altre femminucce dovranno funzionare allo stesso modo. Nel frattempo noi torniamo appena dopo il radiogiornale. Però tu rimani qui. Certo. Io poi placco le persone, per cui anche se dovessi cercare di andare via mi metterei in prima linea per non farti andare. A tra pochissimo. Ricky Iglesias con Turn the Night Up. Ma sì, noi siamo già in clima di weekend, anche perché oggi è venerdì, signori, per cui cominciamo già a pensare a cosa c'è da fare questo sabato e questa domenica. Ma soprattutto, cosa fare questo sabato? Noi lo sappiamo già. Giusto, Domenico? Certo, venire. Lo sappiamo assolutamente, perché dobbiamo andare, ci dobbiamo recare all'area pedonale di San Benedetto del Tronto, in via Calatafimi 4, presso il negozio Cash Cash, acquistare entro domani mattina un capo Cash Cash con cui tutte le nostre femminucce sfileranno in negozio al pomeriggio, scatteranno una foto con Jonas Berami. Chi è Jonas Berami? C'è sempre a sottolinearlo, perché questo è un po' il fiore all'occhiello, no, della situazione. È un ex tronista di Uomini e Donne, per cui qualcuno già comincerà a riconoscerlo. È Juan Castagneda della sitcom, telenovela, Il Segreto, ok, ci siamo, per cui okay, tutto il resto delle donne l'hanno riconosciuto, ed è il prossimo partecipante all'Isola dei Famosi. Possiamo quindi scattarci una foto con questo Jonas Berami, che saremo tutti felicissimi di conoscere, e in più possiamo concorrere per raggiungere insomma il titolo di Miss Cash Cash, sarete in due, ok, a poter vincere appunto 250 euro di buono spesa. Perfetto. Signori, siamo al top. Cosa ci resta da fare? Domani venite nel nostro negozio Cash Cash, e vi ricordo Cash Cash fa parte di un gruppo francese, il gruppo si chiama Bon Manoir, che ha svariati negozi in tutto il mondo, e adesso abbiamo la fortuna di avere un negozio Cash Cash a San Benedetto che vi offre e abbiamo la possibilità di offrirvi tantissime novità e tantissime chicche, soprattutto di moda francese. Penso che San Benedetto ne valga proprio la pena. Abbiamo la fortuna di avere un negozio del genere a San Benedetto del Tronto. Ma sì, San Benedetto ha un grande, grande potenziale. Ma Domenico, io vorrei che tu mi spiegassi un pochino meglio Cash Cash, no? Per chi, molto raro, ma per chi non lo conoscesse, ok, che tipo di abbigliamento offre? Qual è il rapporto qualità-prezzo? E noi lo sappiamo già che è imbattibile. Imbattibile, certo. Vorrei che mi descrivessi un po' come funziona. Inizialmente, quando siamo arrivati in Italia, perché siamo arrivati in Italia da circa 5 anni, riuscivamo a soddisfare soltanto le taglie molto, molto small. Ma poi hanno capito che in Italia ci sono... Che è inumano, ma c'è anche comunque qualcuno che ama ancora il cibo.
E quindi i francesi si sono dovuti adeguare alle taglie italiane. E diciamo che riusciamo a soddisfare. Che brutta cosa! Aspetta, i francesi si sono dovuti adeguare alle taglie italiane, per cui italiane ciccione! Però sono le più belle, le più. Grazie, più brave, ok, riprese in calcio d'angolo così. E quindi Cash Cash funziona. Funziona per un target molto giovanile, ma anche le signore, perché comunque si vogliono sentire sempre più giovani, non disdegnano il prodotto Cash Cash, perché abbiamo tanto tanto da offrire. Ogni negozio ha la possibilità di offrire oltre 4.000 prodotti e quindi c'è un'ampia scelta, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi signori, la prima cosa da fare è impostare il navigatore ovunque siate, e recarvi all'isola pedonale di San Benedetto del Tronto. Però il navigatore è un po' difficile, perché se siamo sull'isola pedonale debbono parcheggiare un po'. Impostiamo l'isola pedonale, almeno sappiamo dov'è, poi parcheggiamo dove possibile. L'importante è raggiungere via Calatafimi 4 il negozio Cash Cash. Assolutamente, entrare, acquistare un capo, sì, entro ma domani volevo mattina. Volevo ricordarvi che per questo evento abbiamo dato la possibilità di usufruire di un buono, quindi tutta la nuova collezione, acquistarla con il 20% di sconto. Quindi... Per cui signore, attenzione, che il rapporto qualità-prezzo di Cash Cash è già imbattibile. Possiamo usufruire anche del 20% di sconto. Che cosa stiamo aspettando? Spegniamo la radio e andiamo in via Calatafimi 4. Ancora ad ascoltare facce da radio noi siamo, ma non può essere, non è possibile. Ma anche perché, Domenico Onorio, io volevo chiederti da quanto tempo è che è operativo il negozio Cash Cash in via Calatafimi 4? Siamo dalla fine di settembre, siamo operativi su San Benedetto. Per cui signore, insomma, abbiamo avuto qualche mese per conoscervi. Adesso è l'occasione buona per chiunque ancora non avesse fatto in tempo a visitare il negozio, per farlo, di venirci a trovare. E io sarò la prima assolutamente, visto che abbiamo scoperto che insomma esistono tagli anche per persone umane. Certo, ce la possiamo fare, speriamo bene. Rapporto qualità prezzo ottimo, foto con Jonas Deramio. Jonas, adesso ci metteremo d'accordo su questa cosa nel corso della puntata. Cosa altro può esserci venirci da dire trovare, per venirvi a trovare? Dovete assolutamente venire e domani sera sarà una serata stupenda, in fantastica. Compagnia poi di Radio R9, con la possibilità di vincere 250 euro di buon acquisto. Signore, allora vi dovrebbero lampeggiare tutte le spie del cervello, ok? Anche perché siamo perfettamente in tempo ancora a partecipare a questo gioco. Altro non dobbiamo fare che recarci appunto in via Calatafimi 4 entro domani mattina per poter partecipare a questo gioco, ma altrimenti facciamo in tempo comunque anche tutto il resto dell'anno. Acquistare un capo con cui sfilare nel pomeriggio, scattare una foto con Jonas Berami e concorrere, insomma, riuscire a partecipare a questo gioco per poter vincere, oltre al titolo di Miss Cash Cash, che leggerà lo stesso Jonas Berami, certo, anche 250 euro di buono spesa. Io sono senza parole, sono rimasta assolutamente senza parole. Io ti ringrazio a priori per essere venuto qui oggi da me, no, insomma, grazie, ad essere stato mio ospite, siamo tutti felicissimi. Grazie a te perché comunque mi hai messo no, in realtà oggi sono in un periodo in cui la lingua si incespica a me, non so cosa sia successo, questa è qualche maledizione che arriva, perché molto probabilmente funziona così. Che ci pazienza. Fare. Funziona in questo modo. Grazie mille Domenico per essere stato qui con noi. Ro Marchese. Buonasera. Buonasera. Allora, io non vorrei ancora svelare troppo su di te. Assolutamente. Assolutamente. Se me lo dici così, infatti divento piccola piccola e non ce la faccio più dire niente. Per cui, allora, vogliamo soltanto dire che hai partecipato ad Aria Sanremo. Sì. Vogliamo anche dire che sei arrivato in quale posizione? Diciamo, a Aria Sanremo ho partecipato all'Accademia, sono arrivato, diciamo, intorno ai partecipanti. Intorno ai partecipanti. Altra cosa di cui andare fieri è, sì, che hai partecipato anche a... al Festival di Castrocaro. Ok, e ci siamo qualificati? Sì, siamo arrivati in semifinale. Quindi, signori, come dicevamo prima del fuori onda, ok, questo si tratta di 2 anni fa e l'anno scorso. Sì. Prossimo anno, voglio dire, dobbiamo arrivare più che primi. Cercheremo di fare il massimo. Dovremmo fondamentalmente condurlo, giusto? Magari. Assolutamente, insomma, il buon augurio a questo. Noi di Radio Renove te lo auguriamo. Grazie. Potere e parola di cartomante che ti possa venire soltanto meglio, oltre che conduzione della prossima Aria Sanremo. Piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qui con Facce da Radio, tra poco.
Roma chese quello che voglio. Roma, perdonami, che polmoni hai? Ogni tanto diciamo domanda. Ci alleniamo bene, quindi. No, domanda seriamente, ok? Quale dilatazione riescono a raggiungere i tuoi polmoni? Diciamo un buon allenamento, soprattutto respirazione diaframmatica, quindi la classica scuola della musica classica. Per cui non serve, signori, gonfiarsi come pesci palla, ma basta essere come Roma Marchese. Molto solfeggio, quindi. Assolutamente, mi sembra anche giusto. Non è che si diventa artisti da un giorno all'altro. C'è gente come Roma Marchese che è nato insieme alla musica. E quello che voglio è, a parte comunque appunto il modo che abbiamo noi radioascoltatori di conoscerti e di rimanere basiti comunque davanti a tutto quello che comunque riesci a tirar fuori, e comunque fa sorgere anche qualche domanda in me, che in questo momento mi sento la portavoce dei radioascoltatori di Radio R9. Primo luogo, complimentoni. Grazie. In secondo luogo, da dove viene questo brano? Come è venuto fuori? Allora, questo brano arriva fuori da un semplice fatto che è alla portata di tutti, ossia accendendo la TV e guardando quello che è diventato ora come ora la vita di tutti i giorni, che vediamo oramai non più fuori casa, ma trasmessa tramite un rettangolo appeso al muro. E vediamo la difficoltà di rapportare in sé per sé il pensiero umano. Io su questo punto di vista sono una persona che si definisce realista e umanista. In sé per sé come significato umanesimo, per il fatto dell'uomo al centro di tutto. Ora come ora siamo diventati delle persone che hanno messo al centro di tutto il media, ma soprattutto l'oggetto di tendenza che fa la persona. È una cosa sbagliata. Non c'è niente. Al mio punto di vista. Sì, vista magari come oggetto del desiderio, no? Però dopo sì. Lo stesso discorso che facevamo, che facevate nel fuori onda, a cui comunque partecipavo anche solo ascoltando, in cui comunque tanti dei cantautori si riducono, nel senso che comunque convergono tutti verso la stessa meta, che è quella comunque dell'amore, no? Certo. In ogni canzone si parla d'amore, in ogni canzone si parla di un oggetto del desiderio, dai, di una donna in qualche modo. Tu invece che differenza fai? No, io ho il mio modo di vedere l'amore e riesco magari anche con difficoltà di essere un pochettino più espressivo nel raccontarlo, perché ora come ora riesco a vedere un amore con molte difficoltà ad essere visto. Sembra un giro di parole dovuto al fatto che ora come ora è troppo facile dire amore, è troppo scontato dire amore in qualunque situazione. L'amore è un sentimento che va trattato con i guanti, e quando ovviamente viene fuori deve essere preso per quello che è. Ma ti clonano? Eventualmente, così, questa è una domanda mia a prescindere, che sicuramente insomma ti farebbero anche tante delle donne che ci stanno scrivendo al 366 70 52 110. Risposta. Ma ho un fratello che è un pochettino più grande, no, di me a distanza. Ci interessa che la pensi come te. Ma ce ne sono molti che la pensano come me. Perfetto, l'importante è non perdere le speranze, perché a noi è questo quello che interessa. Ma ci interessa ancora di più sapere della tua musica. Sì. Raccontaci meglio della tua esperienza ad Area Sanremo, per esempio. Area Sanremo è stata un'esperienza bellissima e lo devo e dire... E lo dici con gli occhi che brillano, purtroppo i nostri radioascoltatori non possono vederli. Diciamo degli occhi un pochettino tipo manga giapponesi, via. No, Area Sanremo è stata veramente bellissima, la parte formativa, la parte dell'aspirazione della musica. È stato veramente molto molto bello sul fatto che ho avuto come persone che hanno spiegato la musica un grandissimo come Claudio Dentes, promotore, manager di Elio e le Storie Tese. Tantissime altre persone, abbiamo avuto anche Beppe Carletti che era venuto a raccontare la storia dei Nomadi, ha partecipato nel raccontare, nel motivare, Gianni Morandi che ci ha fatto un bellissimo discorso sulla musica, su quello che è diventata la musica e quello che dovrebbe essere. Devo dire anche un dottor famosissimo, un grandissimo foniatra come il dottor Fussi, ha fatto una grandissima spiegazione sulla respirazione, sul controllo della voce, quindi tutte cose piccole, tutte cose che hanno il loro bagaglio di crescita. Ti col tempo valuti per importanza, per crescere, altrimenti se si rimane esclusivamente con un modo di vedere le cose, quindi purtroppo solamente con la propria coscienza, senza ascoltare gli altri, rischi di cadere magari nel non essere compreso, ma soprattutto di essere isolato in questo caso. E le esperienze fanno bene per questo, anche se magari alcune esperienze sono un pochettino difficili, magari non vanno come sono le predisposizioni, magari quello che ci si è posti, le esperienze vanno fatte. Purtroppo alcune sono un pochettino difficili da portare avanti.
avanti e lo scoraggiarsi è molto facile. Bisogna andare avanti, perché tutto fa bagaglio, il bagaglio serve nella vita. E invece la tua forza per andare avanti, per arrivare comunque a questo punto, con tanti progetti magari in mente, con piccole soddisfazioni che arrivano man mano e con grandi soddisfazioni che arriveranno sicuramente, che cosa che ti spinge ogni giorno ad avere fiducia comunque in quello che fai? Nonostante comunque la situazione sia quella che è, purtroppo, spesso e volentieri vanno avanti persone come... Insomma, ogni anno sì, si ripropone, diciamo, insomma, in questo modo che hanno... fondamentalmente, a mio parere, meritano molto meno di una voce come la tua. Che cos'è che ti fa andare avanti con tutta la grinta, con tutta la carica e con tutta la saggezza che comunque sfoggi anche se ha soli 28 anni? Diciamo il mio punto di forza è stato esclusivamente il fatto di vedere le persone, forse sembra quasi un discorso basato sul cogliere magari l'orecchio dell'ascoltatore, no, però devo dire ad alta voce che la forza mi arriva dal vedere chi è veramente in difficoltà, dalla gente che non arriva a fine mese, dalla gente che si trova veramente a lottare per avere una casa, o soprattutto dal fattore che anche semplicemente per un gusto o semplicemente da dove si arriva, il fatto di essere discriminati senza conoscere chi è davanti, è questo che mi dà la forza di scrivere canzoni, il fatto di nel mio piccolo mondo tutelare e dar peso alle persone che hanno veramente bisogno. Quanta importanza nelle tue parole, quanta coerenza e quanto coraggio a dire tutto quello che dici e soprattutto a pensarla effettivamente come la pensi. Io ti rinnovo i miei complimenti, che purtroppo o per fortuna ti riecheggeranno in mente per il resto della trasmissione, credo anche per il resto della serata. E nel frattempo, anche se mi dispiace un pochino, lanciamo la pubblicità. A tra pochissimo. Rita, bisogna vivere, al di là delle difficoltà bisogna essere leggeri, bisogna avere quella forza d'animo che fondamentalmente stiamo perdendo un pochettino. Devo dire che questo testo, quando lo abbiamo visto, perché devo dire questo testo è bellissimo, è scritto dal grandissimo Gianluca Foresta, e me lo mise davanti agli occhi, appena iniziai a leggerlo attentamente, lo guardai e dissi: sei un genio. Fondamentalmente hai avuto dei punti di vista molto carini. Io non sono un grandissimo amante delle metafore nelle canzoni, ma lui aveva colto in quel momento dei punti di vista molto semplici, molto piacevoli, che si ripercuotono fondamentalmente nella vita. E, con la parte musicale, gli arrangiamenti di Andrea May, alcune sfumature musicali, ha preso una corposità, una freschezza molto piacevole, un po' spensierata, un po' pensierosa, ma allo stesso tempo molto molto precisa. Io, appassionata di strumentale, no? Questa domanda devo fartela. Sì. La strumentazione di questa canzone, da cosa viene? Da chi viene? Chi se ne occupa? Suoni anche tu? Rispondi a tutte queste domande, ti prego, che adesso mi sta incalzando la cosa. La strumentalizzazione, soprattutto la parte del mixaggio, la parte degli strumenti, sono... ho avuto il piacere di avere come batterista per i brani che ho finora inciso e utilizzato finora per farvi ascoltare, ho avuto il piacere di Luca Ventura, che è un grandissimo batterista, che è tuttora il batterista della Gang, ha una storia molto importante. Come chitarrista ho avuto Gianluca Foresta, che anche lui, essendo chitarrista e bassista, è riuscito a dare le sue tonalità e colori che hanno dato delle sfumature eccellenti. E alle tastiere, al mixer, Andrea May. Fondamentalmente abbiamo fatto un lavoro un pochettino di limatura, di precisione, per fare una canzone che magari al momento era perfetta, bellissima, il giorno dopo era totalmente da rifare, magari da rivedere. E in questo caso abbiamo lavorato in 3-4 persone per queste canzoni. Ora io vorrei sapere, piuttosto che spiegami la canzone, vorrei chiederti come riesci a rivederti in questa canzone, come l'hai vissuta, come sei riuscito comunque ad aderire perfettamente al testo che hai letto e sei rimasto sorpreso comunque, no, dalla meraviglia di quello che è. Il testo è molto piacevole e soprattutto molto veritiero, perché fondamentalmente nella vita, in alcuni casi, per essere più vivi molte persone arrivano al punto che per essere più vivi devono trovare qualche cosa che sia fuori dal coro, addirittura arrivare a dei limiti. In questo caso è un modo per farti capire, per farti pensare che non sempre il massimo di quello che tu vuoi trovare al di fuori dal coro è quella che viene precisata come tipologia di vita alternativa e quindi di massima espansione di vita.
In questo caso la vita fondamentalmente è un vivere, un lasciarsi andare, quel che viene, viene. Il tempo darà da sé i suoi frutti, ma allo stesso tempo la vita non è eccessivamente chissà cosa, ma è il vivere qualunque situazione del giorno, viverla appieno e dare il giusto peso alle persone. Io non so, rimango senza parole da quello che ci dici, da quello che ci racconti, perché ce lo racconti con una naturalezza tale, non so, che deve per forza funzionare bene, perché solo le cose naturali funzionano bene come le fai funzionare tu. Per cui rinnovo ancora i miei complimenti. Ma per chi volesse conoscerti un pochino meglio, per chi si fosse sintonizzato solo ora, per chi comunque volesse sapere di più su Roma Marchese, dov'è che possiamo seguire comunque tutti i tuoi aggiornamenti? Una pagina Facebook, qualsiasi tipo di account, vogliamo tutti i social su cui possiamo stalkerarti, no? Benissimo. Ottimo, meglio essere schietti dall'inizio. Assolutamente. Come modo per poter ascoltare i brani, magari per avere un contatto, un punto di vista su dialogo, utilizzo spesso Facebook come pagina Roma Marchese, sia il mio profilo privato che la pagina Roma Marchese, quindi con lo stesso nome, ma allo stesso tempo ho caricato i miei brani, ho caricato praticamente il mio modo di poter essere vicino alle persone anche sulla pagina YouTube, sempre con il nome Roma Marchese. Per cui signori, allora, noi che siamo sintonizzati su Radio R9, che stiamo ascoltando Facce da Radio, che siamo con lo smartphone in mano, abbiamo appena messo un like alla pagina Facebook R9 The New Radio, visto che siamo su Facebook e ci è piaciuto, ci sta piacendo Roma Marchese, andiamo immediatamente sulla pagina Facebook di Roma Marchese, oltre che sulla pagina Facebook di Cash Cash di San Benedetto del Tronto, ovviamente, perché siamo in tema di like, per cui li ricordiamo tutti quanti, ok? Lasciamo un like appunto anche a Roma Marchese e soprattutto ci andiamo a riascoltare qualsiasi cosa sia di tuo, perché ci sei rimasto qua e qua, a tutti quanti, in testa e nel cuore. Siamo tutti per te. Grazie di cuore. No, non ce lo dire così perché ci sciogliamo tutti. Brevissima pausa per il radiogiornale e poi ancora qui con Roma Marchese. Eccoci qua. Roma Marchese, dirti ciao. Allora, nel fuori onda, mentre ci sparavamo in cuffia questa meravigliosa canzone, perché tu magari la conosci già, però il piacere di averla effettivamente dritta nei timpani è impareggiabile, per cui va bene così. Ma questo testo l'hai scritto tu, sì, interamente. Sì, sì. Ti prego, dici qualcosa in più, anche perché è un testo comunque abbastanza importante. Sì. Sembra un elogio all'ottimismo, ma in una visione comunque un pochino più, non pessimistica, però sarà il tuo tono, sarà quello che vuoi, però induci alla riflessione. Per favore, che cos'è che volevi ottenere attraverso questo testo? Diciamo, questo testo riassunto in sé per sé tende ad avere come chiave principale la mancanza. Una mancanza magari amorosa, una mancanza magari di una persona a noi cara, come un amico che purtroppo a malincuore spesso involontariamente capita, non sono le strade, ci abbandonano magari per altre situazioni, tendono ad allontanarsi. Il semplice fatto magari di cercare un attimo di guardare la realtà di quella difficoltà magari vissuta in quel momento e cercare di capire che fondamentalmente non siamo mai soli. Il solo ricordo di una persona che a noi è stata vicina o che magari ci ha accompagnato nell'arco della vita, il solo pensiero di averli in testa e di ricordarli è sempre una compagnia e allo stesso tempo è un punto di forza nel cercare di non abbandonarsi e nel tirarsi sempre, nel rialzarsi e nel cercare di andare avanti. C'è molto del tuo, no, in questo testo, c'è molto del, sì, di un'autobiografia comunque, ma io vedo comunque il fatto comunque di parlare di sé in una canzone o comunque in qualsiasi tipo, in qualsiasi forma d'arte, no? Come la musica o qualsiasi altra cosa, può essere comunque spesso e volentieri un blocco, comunque sì, un problema da superare, mentre invece altre persone la vivono come liberazione, come catarsi. Tu invece che rapporto hai con autobiografia e testo delle tue canzoni? Diciamo che questa è una, fondamentalmente è l'unica canzone che ho scritto sul cercare di raccontare un mio stato d'animo, ma allo stesso tempo che sia uno stato d'animo purtroppo vissuto da molte altre persone. E questo modo di raccontare le canzoni ce l'hai semplicemente in un modo, non cercando di raccontare a tutti i costi il tuo pensiero, ma cercare magari di raccontare un punto di vista che tu hai in testa, magari ascoltando anche altre persone che stanno vivendo quella situazione e nel cercare di comparare quelle varie situazioni nel raccontarsi, nel viverlo.
e allo stesso tempo il fatto di autoraccontarsi è un qualcosa di difficile, perché allo stesso tempo il raccontarsi non sempre, spesso, è efficace nelle canzoni, è anche un po' lesionistico, perché principalmente una canzone deve accomunare, deve cercare di entrare nelle persone, allo stesso tempo una persona si deve sentire immersa nelle canzoni. Il cercare di soprattutto compito di un cantautore non è soltanto immergersi nelle sue canzoni, ma far sì che anche un ascoltatore ipotetico riveda pienamente tutto quello che provi tu stesso e che quindi proverò anch'io. Tu ci riesci perfettamente. Grazie. Cioè, complimentoni. Ogni tipo di complimento che ti potrò fare, ogni tipo di complimento che ti farò sarà comunque insufficiente. Ma voglio farti una domanda un pochino più, forse, non so, provocatoria o qualcosa del genere. No, assolutamente no. Se tu potessi fare i nomi di tre persone, italiani, non italiani, che comunque credi abbiano influenzato in maniera significativa il tuo modo di fare musica, chi sarebbero? In primo luogo il grandissimo Fabrizio De André. Con cui sei cresciuto fondamentalmente. Sono cresciuto con De André, con i Nomadi, con Danilo Sacco, una delle voci dei Nomadi. Ma Fabrizio De André ha un ruolo veramente molto importante nella mia metodologia di scrivere canzoni, per il fatto che De André ha un modo di scrivere molto raffinato, e soprattutto il bel modo di scrivere che è stato del maestro è quello di raccontare una storia senza nessun giudizio, ma il porre davanti all'ascoltatore un racconto, e poi lo stesso ascoltatore che tira le sue somme. È lo stesso ascoltatore che dà i suoi giudizi, non si è mai degnato. Infatti, come prima stavamo raccontando di una bellissima canzone che è Bocca di Rosa, il semplice fatto della rima che dice appena giunta alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero da uno sguardo che non si trattava di un missionario. Non si è minimamente degnato di giudicare una persona, a posto alle orecchie di chi ascoltava una situazione, e quella situazione è stata talmente tanto raffinata e precisa che io reputo di una eleganza assoluta. Per quanto riguarda gli altri due, devo dire che Tiziano Terzani, un grandissimo giornalista italiano che ha lavorato tantissimi anni casa giornalistica tedesca, neanche italiana, in Germania, ha dovuto andare a lavorare, grandissimo giornalista. Ha vissuto tantissimi anni in Cina e ha vissuto veramente la famosa scena di Piazza Tiananmen, quando magari tantissimi giornalisti se ne stavano in albergo a guardare quella situazione nella TV, lui invece no, lui stava per strada a raccontare. A vivere quella situazione. E devo dire che Tiziano Terzani, sotto l'aspetto di vita giornalistica, è molto interessante, ma sotto il punto di vista, diciamo, di fine carriera, soprattutto di giornalista che ha raccontato la sua stessa vita nel fatto che ha vissuto tantissimi anni in India, in Cina, e ha girato il mondo, è stato addirittura una persona che ha studiato il cinese in America, quando è stato in Cina quindi è tornato, che viveva totalmente come un cinese, questo è un italiano che ha studiato in America, è venuto in Cina, è una spia, quindi è stato anche arrestato, è stato praticamente torchiato sotto ovviamente tutte le varie diciamo situazioni del regime cinese, poi ne ha capito che non aveva fatto niente di male, quindi grazie a Dio. Esperienze di vita. Grandissimo. E devo dire una grandissima persona al di fuori di tutte queste persone, stranamente, devo dire, forse... Ambigua premessa. Stranamente, è vero. Per quanto possa io essere un pochettino lontano dai punti di vista religiosi, ma assolutamente non perché che io sia assolutamente, devo dire che effettivamente Papa Francesco è interessante, non solamente adesso nel momento che è Papa, ma soprattutto nel momento in cui era cardinale. Ha riconosciuto anche, cioè, è stato fondamentalmente un grandissimo vescovo, Romero, che era un vescovo che addirittura è morto, ucciso dai vari sicari che stava in quei periodi in Messico. Ma è stata una persona che fondamentalmente ha riportato al centro il fatto del cercare di non giudicare le persone. Addirittura lui stesso, su un'intervista di qualche anno fa, disse: ma come posso io giudicare una persona per il suo stile di vita? È un grandissimo passo fatto da una persona che fondamentalmente è il vescovo di Roma, o il capo di una chiesa.
Eppure le tue riflessioni, i toni elevati di Ro Marchese non possono passare così senza venir considerati, per cui sicuramente ritroviamo tutto quello che riguarda Ro Marchese, Roberto Marilungo, sulla tua pagina Facebook Ro Marchese, sul tuo canale di YouTube omonimo, e vogliamo anche sapere quali sono soprattutto i tuoi progetti, visto che mi ritengo in qualche modo non responsabile, però comunque ho assistito forse alla nascita di una qualche collaborazione, per cui mi sento anche... Bene, sì, quando è così, questa è la mia massima forma di espressione di maternità, per cui veder nascere anche una forma di collaborazione va più che bene al momento. Domenico, io ripasso la parola a te. Che cosa bolle in pentola? No, io penso di aver conosciuto una persona straordinaria questa sera e francamente sono rimasto basito da tutte le riflessioni che ci ha fatto fare Roberto. Abbiamo iniziato questa avventura degli eventi da fare all'interno del negozio Cash Cash di San Benedetto, e quindi gli ho buttato lì la possibilità di fare una serata magari a tema, comunque qualcosa che di modo da poterlo coinvolgere e far conoscere Ro nell'ambito San Benedetteso in un modo, in una veste un po' diversa, perché all'interno di un negozio di abbigliamento io non so quali possono essere i risvolti positivi di un artista e anche del negozio stesso. Però vabbè, adesso magari ne parliamo più approfonditamente. Io credo per che vista la personalità del nostro Ro Marchese farà faville in primo luogo. In secondo luogo, Ro, ti prego, dici come, dove, quando e perché potremmo venire, non so, ad ascoltarti in qualsiasi punto del mondo. Vogliamo sapere quali sono i tuoi progetti e vogliamo sapere cosa effettivamente bolle in pentola, cosa è appena stato sfornato, qualsiasi cosa riguardi te e il tuo immediato futuro. In primis ringrazio per l'invito e sono veramente molto onorato. Diciamo, per i lavori adesso stiamo cercando di rimettere una nuova scaletta. Io ho il piacere di avere cofondato e fondato due gruppi musicali, uno per grandissima vocazione, per gusto musicale, che si chiama Senza Meta, tributo ufficiale ai Nomadi, e uno che è nato ultimamente da neanche un mese da una mia idea, grazie a Dio appoggiata da Francesco Viozzi, che è un mio amico e io lo chiamo musicante, il termine che più mi piace fondamentalmente, e altri ragazzi, dove andremo a riscoprire il cantautorato storico, quindi andiamo a rivedere gli Aria, Banco del Mutuo Soccorso, PFM, sicuramente qualche cosa delle Orme, e poi andiamo un pochettino più sul raffinato, quindi Roberto Vecchioni, andremo a vedere anche qualche canzone di Morgan, perché attenzione, Morgan ha delle buone sfumature, De André, De Gregori, Nomadi, e abbiamo ancora molte molte cose, Luigi Teco, che è un maestro di scrittura. E invece, per quanto riguarda progetti come sì. Aria Sanremo, progetti... Abbiamo qualche cosa... Sinceramente non posso negare che mi piacerebbe ritornare. Perché però siamo una punta scaramantici, per cui vale, non te lo voglio dire. Non sappiamo quando ritorniamo, però adesso possiamo dire che sarebbe bello ritornare. Quindi. E noi tifiamo per te, Roberto, che grazie ti possa andare sempre, sempre meglio. Grazie mille di essere stato qui con me oggi, grazie mille Domenico, l'appuntamento con te è domani, in certo. Via Calatafimi 4, certo. Negozio Cash Cash con Jonas Berami. Perfetto, speriamo che sia un successone, assolutamente. E invece stasera tutti a Florian. Assolutamente. Aperitivo cenato con diretta di Radio Ore 9, per cui Domenico, noi ti aspettiamo lì. Roberto, anche tu non scampi. Ah, no, siamo assolutamente. Assolutamente no, noi ti aspettiamo lì e stiamo andando, perché Facce da Radio vi saluta e l'appuntamento ve lo posticipa, purtroppo non a domani, perché oggi è venerdì, quindi a quel periodo della settimana, no? A quel giorno della settimana in cui a me scende inevitabilmente la lacrimuccia, perché purtroppo devo dirvi ciao a lunedì. Peccato, due giorni di pausa, e in due giorni spero che sentiate la mia mancanza, perché lunedì alle 17:30 Facce da Radio torna sulle frequenze di Radio Ore 9, torna con Valentina Gumina e torna carismatica, con tanti bravi ospiti e tanti buoni ospiti. Ore 9 è sempre buona musica, Facce da Radio ancora meglio. Grazie ancora Roberto, grazie ancora Domenico. Grazie a te, Valentina. Radio Ore 9 vi saluta, Facce da Radio torna lunedì. Ciao!